Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Porto Tolle, anzi località Scardovari, perché siamo all'11ª Festa del Riso. Serata di gala comincerà ufficialmente venerdì 17 settembre, tre giorni, 17, 18, 19, per esaltare uno dei prodotti più importanti del nostro territorio per qualità organolettiche, perché è in un territorio dove la natura anche al riso dà un valore aggiunto che in altre parti d'Italia non c'è. Andiamo un po' a vedere un po' di persone, conoscere un po' di protagonisti, c'è Sua Eccellenza il Prefetto, naturalmente il Sindaco di Porto Tolle, il Vice Sindaco Silvano Mantovani, che di tutto questo forse è la persona che più ci ha creduto ed è riuscita a fare, secondo me, una cosa veramente importante, una tensa struttura che tiene molte persone, le orchestre, i gruppi che suonano, in un momento anche di difficoltà per tutti gli altri paesi economici, Porto Tolle riesce ancora una volta a stupirci, che dire, bravi. Quindi vi consigliamo, visto che questo servizio è appunto registrato il giovedì, già da venerdì, di venire a questa festa, la Festa del Riso, 11ª edizione, secondo me una edizione tra quelle che ho visto io e che ho assistito, la più bella in assoluto. Tra le altre cose, da sottolineare il catering che è servito in tavola in maniera eccellente dagli studenti dell'Istituto Cipriani di Adria, l'Istituto Alberghiero, con i loro insegnanti, e ricordando che nello stand gastronomico c'è la collaborazione di comitati e di ristoranti del luogo. E ci piace ricordare che questo galà, il secondo galà del riso, è con un menù creato con maestria, giustamente dice la locandina, dei ristoratori di Porto Tolle. Ristorante Bussana, Canarin, Capriccio, La Fraterna, Rifugio Barricata e Rugiada. Dietro questo c'è sicuramente una struttura, un'organizzazione importante, ma c'è soprattutto la sua voglia di far bella figura. Avete organizzato una cosa straordinariamente bella, fatta bene, complimenti. Cosa ci dobbiamo aspettare? L'anno scorso abbiamo fatto una festa ridotta con la prima ondata di Covid a settembrina, no? Quest'anno abbiamo voluto insistere con il galà di 2 anni fa, che è una serata veramente speciale, e penso che sarà una bella ma bella serata con un'alberghiera che ci aiuta in questa bellissima serata. Sono molto emozionata perché veramente abbiamo tanti ospiti, le istituzioni hanno risposto e Porto Tolle si sta facendo vedere non soltanto a livello territoriale ma attraverso anche queste belle manifestazioni che insomma fanno pensare, secondo me. Per fortuna che c'è Silvana, altrimenti ha fatto veramente un grandissimo lavoro insieme a tutti i volontari, insieme, insomma, ma dopo darà spazio a tutti di fare un passaggio. Io vi ringrazio infinitamente di essere qua, per noi è un onore, io sono particolarmente legato a questa festa che era nata all'assessore all'agricoltura, ma anche all'agricoltura stessa, che di fatto, insomma, Porto Tolle è figlia dell'agricoltura e di chi si è prodigato negli anni e ha fatto crescere questo territorio. Quindi io vi ringrazio e buona festa a tutti, grazie.